Vediamo co come utilizzare il software della Zebra Card Studio per fare una card di un dipendente. Alla nostra sinistra abbiamo gli strumenti necessari per creare una card, quindi linee, varie forme tre forme geometriche principali, il testo, il codice a barre oppure i codici 2D, e gli strumenti relativi a un'immagine che possiamo inserire da un'immagine già salvata oppure possiamo acquisire attraverso una webcam oppure uno scanner. Iniziamo a creare la nostra card mettendo un'immagine di sfondo. Prendiamo la nostra immagine, sulla nostra sinistra ci sono gli strumenti, troviamo gli strumenti necessari per caratterizzare l'immagine. Quindi in questo caso, sotto effetti, sotto il pannello effetti, andremo a dire che ha gli angoli leggermente arrotondati. Possiamo giocare sulla trasparenza dell'immagine qualora fosse necessario. La settiamo come immagine di sfondo, quindi verrà impostata alla larghezza della nostra card standard. Fatto questo, iniziamo a mettere delle linee di testo per ogni stringa di testo che vogliamo inserire. Quindi, ad esempio, mettiamo il nome della società, il nome del dipendente una stringa di testo riguardante la posizione lavorativa. Abbiamo i soliti strumenti per dimensionare le larghezze dei campi. Su questi tre campi andiamo a caratterizzare la dimensione del font, la scelta del font e il posizionamento. Alla nostra destra utilizziamo gli strumenti e ad esempio sul testo andiamo a scegliere il font tra quelli disponibili che sono i font di sistema di Windows. Li andiamo a mettere la dimensione, possiamo scegliere il colore, mettiamo in bianco, sulla posizione abbiamo gli strumenti per l'allineamento e la rotazione, quindi diciamo ad esempio di allineare a destra. Facciamo la stessa cosa con gli altri testi. Quindi andiamo a scegliere il carattere, la dimensione del carattere, il colore del carattere. Il posizionamento all'interno della nostra casella di testo. E lo facciamo per tutte le stringhe di testo. Finita la sistemazione del testo, andiamo ad introdurre l'immagine del dipendente. La introduciamo in questo caso da un'immagine che abbiamo salvato, ma abbiamo visto che ci sono altri strumenti per prendere un'immagine, si può anche prendere direttamente da una webcam o scannerizzare. Possiamo anche qua mettere delle
degli angoli arrotondati, qualora ce ne fosse bisogno, e regolare la trasparenza. Alla fine posizioniamo il codice a barre. Se dobbiamo fare un codice 1D, usiamo lo strumento per il codice 1D, ci mettiamo il valore, la stringa da codificare. All'interno dello strumento codice a barre che noi troviamo alla nostra destra, andiamo a scegliere la famiglia di codice che vogliamo utilizzare. Ad esempio qua utilizziamo un codice 128. Gli possiamo anche dire se vogliamo la codifica in chiaro sotto al codice a barre, e magari per una migliore lettura gli andiamo a mettere dietro un pannello bianco per avere un maggior contrasto. Possiamo ridimensionarlo. E a questo punto la card è pronta. Nel software troviamo anche gli strumenti relativi alla codifica della banda magnetica. Quindi, in questo caso, possiamo dirgli che cosa codificare. Allora, qua troviamo gli strumenti dell'encoder, quindi possiamo dire quale tipo di traccia codificare. Per esempio qua c'è la traccia 1 e la traccia 2. Sulla traccia 1, ad esempio, mettiamo la stringa del codice a barre. Sulla traccia 2 possiamo mettere la data. Sulla traccia 3 possiamo mettere qualsiasi altra informazione sia necessaria. Vogliamo mettere fra quelle disponibili. A questo punto la nostra card con pochi semplici passaggi è pronta per essere stampata. Andiamo sotto File, Stampa, selezioniamo la stampante di card da utilizzare, le diciamo anche di utilizzare l'encoder magnetico, qua abbiamo il settaggio di tutta la nostra card e i parametri di stampa, diciamo di stampare.